un'azione legale contro i responsabili del mancato risarcimento alle aziende crotonesi per i danni causati dal tornado del 25 novembre 2018. E questa è l'iniziativa più importante annunciata nel corso della riunione straordinaria ed aperta del Consiglio della Camera di Commercio di Crotone, che ha anche deciso di inviare una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella. Oggi abbiamo avuto l'incontro con i sindacati, le associazioni di categoria, gli imprenditori danneggiati, due sindaci dei comuni di Belvedere Spinello e di Masoraca, l'onorevole Barbuto. C'è stata l'assenza totale di tutti gli altri sindaci e questo lo hanno evidenziato tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, gli imprenditori stessi. Questa mancanza si è sentita la mancanza dei loro rappresentanti locali rispetto alle problematiche dell'area industriale, rispetto alle problematiche del mancato riconoscimento di calamità naturale. Ma al di là di questo aspetto c'è la forza delle imprese, degli imprenditori, dei sindacati, delle associazioni di categoria e la volontà anche dimostrata dell'onorevole Barbuto affinché si ripresentano nel nuovo legge sblocca cantieri, il decreto di esonero dei tributi degli enti locali. Nello stesso tempo è uscito fuori la volontà di proseguire con questo coordinamento rispetto alle difficoltà che ha il territorio di Crotone in questo momento, per cercare di trovare una soluzione definitiva o comunque un percorso che vada in quella direzione. Avete inviato una lettera a Mattarella anche? Abbiamo programmato, abbiamo già oggi stilato e condiviso la lettera da inviare al Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Conte affinché si sollecito questo tipo di intervento nei confronti del nostro territorio. Grazie.